Ciao a tutti, benvenuti anche questo pomeriggio qui da me per fare una bella lezione di Pilates. Oggi lavoreremo principalmente sul core, che quindi sono tutta la parte addominale, dai più esterni ai più profondi. Poi lavoreremo un bel po' per i glutei e tutta la parte dell'esterno coscia. E così magari cerchiamo di smaltire qualcosa che avete mangiato in più i giorni scorsi a Pasqua e Pasquetta. Spero che non sia troppo. E spero che comunque avete fatto qualche movimento, magari gli esercizi che avevo proposto con l'uovo, in modo che quest'anno siete riusciti a sorprenderlo voi per primi e poi magari vi ha sorpreso lui con una bella sorpresa all'interno. Il necessario per oggi è sempre solo un tappettino, così permetto a tutti di poter praticare. E so che qualcun altro mi ha chiesto di fare anche delle lezioni con gli attrezzi. Purtroppo ho fatto una richiesta, non molti hanno con loro a casa degli attrezzi, quindi preferisco fare delle attività sempre a corpo libero che siano fattibili da tutti. Inseriremo magari l'uso di una bottiglietta, che così si può usare e sicuramente magari in casa avete tutti a disposizione. Per gli esercizi con gli elastici spero che avete fatto il circuito che vi ho proposto la settimana scorsa e che si sia sentiti un po' gli effetti. A breve ve ne preparerò un altro, così potete sfruttare anche l'elastico, che è un ottimo attrezzo per allenarsi. Questo, come sempre, vi chiedo la cortesia di ascoltare il vostro corpo mentre fate tutti gli esercizi. Se sentite un esercizio che è troppo intenso per voi, mi raccomando, siccome non posso controllarvi in modo diretto, fate attenzione e piuttosto fermatevi. Non fatelo ovviamente se sentite dolore o troppa fatica. Non c'è nulla da vincere, ma siamo qui per stare tutti bene e per mantenerci in forma anche a distanza. Ok, pronti? Dai che iniziamo. Ci mettiamo sul tappettino. Sentite poco la musica? Allora vediamo, provo ad avvicinarla un pochino, ma non troppo, in modo che riuscite a sentire la mia voce. Ok, perfetto. Iniziamo intanto con i piedi alla larghezza delle spalle. Io rimango così per rimanere frontali a voi almeno nella parte iniziale. Voi mettetevi pure comunque in posizione centrale nel tappettino. Ok, da qui adesso facciamo un po' di respiri, così intanto ci connettiamo qui e ci concentriamo. Via, prendi l'aria, porta sulle braccia, unisci le mani, fuori l'aria e scendi. E ancora, prendi l'aria, sali su, fuori l'aria e scendi. Ancora, vai, dentro l'aria, su, fuori scendi. Ancora due, dentro e fuori. Ancora uno, dentro e fuori. Lascia le mani davanti al petto, spingi le spalle in giù. Da qui, fuori l'aria, sali sulle punte e poi scendi. Fuori l'aria, su, dentro scendi. Ancora, fuori su. E scendi, vai, ancora, benissimo, ancora tre, ancora due, uno, ok, piega leggermente le ginocchia, butta fuori l'aria, ruota con il busto, dentro l'aria poi torna, e ancora, fuori l'aria, ruota più che puoi, e ritorna, e vai. Fai comunque movimenti dolci all'inizio, che iniziamo a riscaldare tutta la muscolatura. Ok, dal prossimo spingi tra i palmi delle mani e ruota bene, quindi attiva i pettorali e i bicipiti. E vai, fuori l'aria, spingi, ritorna, rilassa, vai ancora due, spingi, ritorna, ancora uno, prendi tra le mani e poi torna al centro. Porta in alto le braccia. Intreccia le dita e lascia solo gli indici rivolti verso l'alto. Allungati più che puoi, fai un bel respiro profondo. Lascia poi le braccia in alto ma porta in giù le spalle e da qui lentamente piegati verso destra e poi torna su stringendo la pancia. Stessa cosa a sinistra.
e ritorna. Mantieni bene, mi raccomando, i piedi per terra, anche i talloni devono spingere per terra. Il bacino non si muove, si muove tutto il tronco dall'ombelico in su. Il collo segue il movimento. Vai, ancora due, gli ultimi, dentro, fuori, ancora uno, dentro, fuori. E poi lentamente porta giù le braccia e porta le mani sui fianchi. Da qui allarga un po' i tuoi piedi, un po' più rispetto alla larghezza delle spalle. Lascia le punte dei piedi rivolte un po' verso l'esterno. Ok, da qui iniziamo adesso a piegare un po' tutte e due le gambe insieme, come se volessi sederti indietro, e poi ritorna. Prendi l'aria quando scendi, fuori l'aria quando sali. Vai, dentro l'aria, vai indietro con il bacino, fuori l'aria e risali. Benissimo. Quando ti pieghi, cerca di guardare che il tuo ginocchio rimanga sopra il tuo piede. Se va più avanti del piede, non è corretto. Vai ad utilizzare il ginocchio. Invece dobbiamo utilizzare la muscolatura delle cosce e i glutei in questo esercizio. Ok. Solo se lo senti facile, porta intanto le braccia in avanti e prova a scendere un po' di più. Dentro l'aria quando scendi, fuori l'aria quando sali. Ok, benissimo. Dai, ancora quattro volte, dentro l'aria e fuori. Ancora tre, dentro, fuori. Ancora due, dentro, fuori. L'ultimo, rimani giù questa volta. Mantieni le braccia in avanti, sguardo in avanti, spalle aperte, respira. Attenzione sempre il ginocchio sopra i piedi. Un bel respiro ancora. E poi appoggia le mani, raddrizza le gambe quello che riesci, lascia giù la testa. Fai un bel respiro profondo. E poi lentamente piega le gambe, piano piano le sali in su. Ok, varica ancora un po' di più l'appoggio dei piedi. Benissimo, da qui adesso lascia le mani in avanti, vai a piegare solo una gamba alla volta e poi torna. Dentro l'aria scendi, fuori sali, dentro scendi, fuori sali. Sempre il bacino va indietro, Il ginocchio mi rimane sempre sopra al piede, in verticale. Ok, benissimo. Iniziano ad attivare il gluteo, vero? Soprattutto della gamba che rimane piegata. Un po' con labbra all'interno, coscia. Ok. Benissimo. Prova ad allungare anche il braccio opposto. E torna, vai. Dentro, fuori. Dentro, fuori. Ancora. Perfetto, dai. Ancora pochi. 4, 3, 2, ultimo, benissimo, rilassa un attimo le spalle, fai delle circonduzioni con le spalle in un senso e cambia nell'altro, ancora un bel respiro, perfetto, ci mettiamo adesso nella parte finale del tappettino, con i piedi alla larghezza delle spalle. Ok, da qui inizia adesso a rotolare in giù. Fai partire prima la testa, piega la testa in avanti, porta le spalle, una vertebra da volta in giù, lentamente, porta le mani per terra, se non arrivi con le gambe distese, fletti le ginocchia, cammina piano piano in avanti, arriva nella posizione della plank, mantieni le spalle aperte, vai, mantieni la posizione. Se la senti troppo faticosa, appoggia le ginocchia. Stingi bene gli addominali. Le spalle sono in giù, lo sguardo è tra le mani. Ancora, respira. Ancora un bel respiro profondo. E poi scendi. Appoggia le ginocchia. Allunga le braccia in avanti e cerca di andare ad appoggiare giù la fronte. Rimani un attimo in allungamento. Vai, ancora un bel respiro lungo e piano, poi ritorna indietro con un braccio e poi con l'altro e risali in su. Ok, attenzione adesso, ritorniamo nella posizione della plank per chi ce la fa senza le ginocchia in appoggio. Da
qui buttando fuori l'aria, ti chiedo di fare un calcio all'indietro e poi torni. Fuori l'aria, dentro, senza muovere la schiena. La zona lombare deve rimanere ferma. Se è troppo faticoso, appoggia le ginocchia e fai lo stesso movimento. Vai, stringi la pancia, fuori l'aria, calcia. Dentro, torna. Fuori, dentro, fuori, dentro, fuori. Bene. Tieni le spalle aperte e lontane dalle orecchie. Benissimo. Ancora, quattro, vai. Tre. Due. Uno. Bene, appoggia giù. Rilassi indietro, lascia le braccia distese in avanti. La fronte appoggiata giù per terra. Riposa, un bel respiro lungo. Ok, risali però, attenzione, da questa posizione lascia le mani dove sono, quindi con le braccia ben allungate lasciali le mani. Sali su, ok, da qui ti chiedo piano piano di andare in avanti ad appoggiare giù il petto e il mento e poi fuori l'aria, sali spingendo con le braccia e i gomiti stretti. Torna indietro e ripeti, vai. Dentro l'aria vado giù, fuori l'aria su. Dentro l'aria vado indietro, fuori l'aria in salgo, ancora, dentro, fuori, dentro, fuori, vai, dentro, vai giù, fuori l'aria, spingi con i gomiti stretti, dentro, vai indietro, fuori sali, se non ce la fai andare avanti del tutto, fallo così, dentro, fuori, dentro, fuori. Ancora vai dentro, se non vai giù del tutto non importa, basta che pieghi un po' i gomiti. Senza però avvicinare le orecchie alle spalle. Ancora due giri, dentro, fuori, dentro, fuori. Ultimo giro, dentro, fuori, dentro e rimani. Rilassa un po' le braccia, quindi appoggia i gomiti. Un respiro bello lungo e poi passa bene in avanti, vai giù con la pancia. Ok, lasciamo un attimo le braccia a riposare e intanto mettiamo una mano sopra l'altra e ci appoggiamo sopra la fronte. Da qui lavoriamo adesso solo con la gamba destra, quindi avvicina un po' i piedi. Sistema, stringi i glutei, stringi la pancia. Voi lasciate la testa giù, io la sollevo per farvi sentire meglio quello che dico. Da qui ti solleva la tua gamba destra e poi ritorna, fuori l'aria, su, dentro scendi, solo la gamba destra, su, torna, fuori, dentro, fuori, dentro, fuori, dentro, ok, stringi bene i glutei, stringi anche la pancia, non spingere con le braccia per terra. Ok, ancora uno e poi riporta sulla gamba, rimani su con la gamba e da qui fai dei cerchietti, dei piccoli cerchietti. Stringi bene la coscia, stringi la pancia, continua, piccoli piccoli, cerca di tenere sollevata la gamba e cambia, giro di rotazione, vai dall'altra parte. Mantieni, pancia stretta. Si inizia a sentire forse un po' i muscoli dietro la coscia. Forse, Dai, dai. Ancora uno. Perfetto, piega la gamba adesso, porta il piede a martello e spingi verso l'alto il tallone. Fuori l'aria su e dentro scendi. Fuori, dentro, fuori, dentro. Attiva bene il gluteo, mi raccomando. Senti anche la gamba per terra che sta lavorando un po', Sempre spalle basse qui, attenzione. Ancora tre, vai. Due. Uno. E poi, distendi, piega, distendi, fuori l'aria e piega, calcio indietro, dentro, fuori, dentro, fuori. Ok, se riesci lascia il ginocchio sollevato, se no vai giù con il ginocchio.
Ok, kick back. Calcio all'indietro. Vai. 4 ancora. 3. 2. 1. Relax. Piega la gamba che hai appena lavorato. Cerca di afferrare il piede. Se non aggrega il piede, puoi afferrare anche il pantalone. Vai, rimani. Respira, allunga bene la coscia. Ancora con un respiro. Piano, poi lascia la gamba e portala giù. Stessa cosa con l'altra. Sistemati bene al centro, solleva la gamba sinistra e ritorna. Vai, fuori, dentro, fuori, dentro. Ricordati di attivare bene i glutei e gli addominali. Le braccia non spingono per terra. Il collo è rilassato. La gamba che è per terra lavora un po', ti aiuta a sollevare l'altra gamba. Perfetto, vai. Fuori, dentro, fuori, dentro. Ultimi 3, 2, 1. Poi mantieni sulla gamba e da qui fai dei piccoli cerchietti. Piccoli, piccoli. Cercando di tenere la gamba in alto. Benissimo. E ancora una. Cambia dall'altra parte. Tieni la gamba alta. Bene, dai, dai. Ancora 3, 2, 1. Scendi. Porta il piede a martello. Vai, fuori l'aria, spingi in su. Dentro ritorna. Fuori, dentro, fuori, dentro. Ok, tieni sempre le spalle basse, mi raccomando. Benissimo. Ancora. Ultimi 3, 2, 1. E adesso distendi e poi calcio. Dentro, fuori. Se ce la fai, mantieni il ginocchio sollevato. E quindi dentro, fuori, dentro, fuori. Benissimo, mantieni sempre la pancia stretta, vai. Ultimi 4, 3, 2, 1. E appoggia, prendi il piede con la mano e cerca di portarlo verso la coscia. Rilassa tutto, 2 respiri lunghi. Piano, lascia giù. Scegliamo un attimo le gambe e facciamo un lavoro con il busto. Adesso porta le braccia un po' indietro, con i gomiti rivolti quindi verso il basso, verso i tuoi piedi. Appoggia la fronte. Da qui ti chiedo adesso di stringere i glutei, di stringere la pancia e provare di sollevare il busto e la testa insieme alle braccia e poi ritorna. Vai, dentro l'aria e fuori scendi. Vai. Dentro l'aria, stringi i glutei, stringi la pancia, sali e poi scendi. Dentro e fuori. Vai dentro e fuori. Ancora. Fuori. Ancora 2 volte. Fuori. Ancora 1. Fuori. Rilassa. Riporta le braccia come prima. Ultimi 2 esercizi in posizione prona e poi cambiamo. Riappoggia la fronte. Avvicina un po' i piedi se li avevi staccati. Da qui adesso fletti tutte e 2 le gambe insieme e poi ritorna. Quindi doppio calcio. Torna. Fuori. In. Espira. Prendi l'aria. Fuori. Dentro. Fuori. Dentro, ok, stringi bene i glutei quando calci e poi ti stendi, vai, ancora 2, 1, e poi stringi bene i glutei, solleva un po' le gambe e da qui fai il movimento della nuotata delle gambe, quindi piccoli movimenti, in avanti, in alto e in basso, veloci, 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 come se sei in acqua e devi nuotare con le gambe. Cerca di non muovere la parte
parte del busto. Dai che le prossime volte lo faremo anche con le braccia, la nuotata, lo swimming. Ok, vai ancora 5 secondi, 4, 3, 2, 1 e piano, piano, rallenta e appoggi bene le gambe per terra. Benissimo, distendi adesso il braccio che è più sotto e ti giri di fianco. Lascio liberi a voi scegliere il fianco, tanto poi ripeteremo tutto anche dall'altra parte. Allora, trova la posizione comoda per te, con il braccio steso o con il braccio flesso, come preferisci. Ok, l'altra mano per il momento la lasciamo davanti al petto, così vi aiuta per la stabilità. Tieni la gamba sotto, un po' piegata, non troppo però, quindi leggermente piegata. E il busto deve riuscire a guardare in avanti, non la coscia, mi raccomando, quindi la schiena è dritta. Raddrizza la gamba in alto. Ok, da qui adesso la porti a toccare davanti il pavimento, poi la porti in alto e poi la fai toccare dietro di te la gamba. Quindi su in alto, tocco in avanti, su in alto, tocco indietro, vai. Fuori, dentro, fuori, dentro, fuori, dentro, benissimo, così facciamo lavorare anche un po' l'interno coscia, vai, fuori, dentro, se riesci porta il piede in estensione come ce l'ho io, la ballerina quindi, vai, su, avanti, su, indietro, perfetto. Ce la facciamo a farne ancora tre? Dai, abbiamo 6 esercizi da fare con questa gamba. 2, l'ultimo. Ok, lascia la gamba sollevata e inizia a fare una bella pedalata. Vai, pedala. Più su rimane la gamba, ovviamente, più lavora tutta la coscia. Se riesci, fletti e poi porta il piede a martello quando stendi la gamba in avanti. Distendi, porta il piede a martello, fletti, vai, benissimo, la mano che è per terra ti aiuta un po', ma non fare troppa pressione, mi raccomando, l'addome deve aiutarti a stare in equilibrio, ancora un giro e poi invertiamo, retromarcia, vai, cambia il giro, perfetto, quindi indietro, avanti, fletti, stendi, indietro, avanti, fletti, vai, dietro, avanti, su, mantieni sempre sollevato il piede, che immagino che si sta avvicinando al pavimento, ok, vai, vai, inizia a sentire un po' il gluteo, vero? Non solo io, vai, ancora due, ancora uno, buono, adesso porta il ginocchio verso l'alto, quindi divarica un po' le due gambe tra di loro, stendi la gamba in alto e la porti in giù, distesa, fletti, stendi e la porti giù, dentro, quindi una pedalata verso l'alto più o meno, ok, dentro e fuori, dentro, fuori, mantieni sempre la schiena ferma, mi raccomando. Se riesci, porta il piede a martello quando la gamba è in alto, poi la porti giù. Fletti il piede e ripeti. Vai. Ok. Ancora tre. Stendi e giù. Due. Fuori l'aria giù. L'ultimo, vai. Dentro e fuori. Mantieni ancora la gamba sollevata, questa volta la porti davanti più o meno in linea con l'ombelico. Fuori, porta sulla gamba, dentro scendi, fuori su, scendi, per sentire di più il gluteo, porta il tallone verso l'alto e quindi le dita rivolte verso il basso, vai, dai, non ne facciamo tantissimi, solo un centinaio, vai, ancora 8, su, gamba dritta, 7, tallone verso l'alto, 6, 5, 4, 3, 2, ultimo, rimani in alto, punta in avanti, da qua disegna dei cerchietti piccoli, vai, piccoli piccoli, dai, 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 ancora 5, 4, 3,
2, 1, cambia giro dall'altra parte, solo 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, perfetto, l'ultimo, su 10 ripetizioni, porta sulla gamba e poi lasciala cadere, su, e lasciala cadere, fuori, dentro, fuori, dentro, vai, ok, quindi su e poi lasciala cadere, vai, ce ne mancano pochissimi, 4, 3, 2, e l'ultimo, molto bene, senti che bel lavoro sui glutei, eh? Senti che bello, perfetto, piccola pausa a pancia in su, vai, portati quindi in posizione supina con la pancia rivolta verso l'alto, fletti le gambe, mani dietro la testa, apri bene i gomiti, cerca di farle aderire sul tappetino, butta fuori l'aria, sali verso l'alto, dentro scendi, vai fuori, su e poi ritorna, stacca la testa e un po' le scapole, non serve che vai tanto verso l'alto per il momento, lo faremo dopo di più, vai fuori, dentro, fuori, dentro, ok, bene, mantieni ancora, ok, fuori, dentro, non tirare troppo la tua testa, mi raccomando, ma cerca di tenere sempre il mento un po' rivolto verso lo sterno, ok, solo chi riesce dal prossimo distende una gamba in avanti e poi giù, fuori, dentro, fuori, dentro, ok, vai, fuori, dentro, se senti male il collo, puoi afferrare il tappettino e fare lo stesso, questo aiuta a scaricare un po' di più la muscolatura del collo, quindi afferra il tappettino e lo trazioni un po' su con te, ok, vai ancora, 4, 3, 2, e l'ultimo, benissimo, afferra un attimo le ginocchia, stringile verso di te il petto, rilassa le spalle e fai un bel respiro lungo lungo, porta giù una gamba, porta giù anche l'altra, ruota sull'altro fianco, io mi giro verso di voi così riesco a vedervi, rifacciamo i 6 esercizi con l'altra gamba. Trova una posizione comoda per il tuo collo, o il braccio disteso o il braccio piegato. Raddrizza bene il tuo busto, quindi non tenere il busto rivolto verso le cosce. Mantieni la gamba sotto un po' flessa, il braccio libero lo appoggi davanti. Distendi la gamba in alto e da qui porta in avanti la gamba a toccare terra. In alto e poi indietro. Vai, fuori, dentro, fuori, dentro, praticamente con il piede disegni la parte alta del triangolo, i due lati che non sono la base del triangolo, ok, vai, fuori, su, dentro, scendi, fuori, su, dentro, scendi, se riesci mantieni il ginocchio dritto e il piede flesso in avanti, ok, stringi gli addominali comunque in modo che la schiena rimanga ferma. Molto bene, ancora 3, vai su, torna, 2, su, torna, l'ultimo, su, torna e poi lascia sulla gamba, pedalata, fletti, stendi avanti con il piede a martello, vai, fletti e poi distendi, respira sempre, cerca di mantenere la gamba sollevata. Tieni le spalle aperte anche, non chiuderti in posizione fetale. Ok, se vuoi puoi anche mettere la mano sul fianco. Ok, attiva sempre l'addome, ricordati, eh? Bene. Ancora 3. Poi cambiamo giro. 2. 1. Cambia giro, quindi avanti.
fletti, indietro, avanti, fletti, indietro. Ok, benissimo, mantieni sempre la schiena ferma. Iniziare a sentire un po' il gluteo, che sta iniziando a fare fatica. Ok, vai, mantieni, respira sempre. Ancora tre, due, ultimo, e poi porta verso l'alto il ginocchio, quindi divarica un po' le due gambe, stendi verso l'alto, porta giù la gamba e poi flettila, vai, dentro, fuori, dentro e fuori, ancora dentro, fuori, bene, dentro, fuori, cerca di divaricare bene le ginocchia, in modo che senti sempre il gluteo e tutta la parte esterna della coscia che lavora. Fai. Ok, ancora. Dai che ci avviciniamo sempre di più al nostro obiettivo per l'estate 2020. Per chi non lo sa, mi hanno chiesto che come obiettivo di portare i glutei che arrivino fino alle spalle. Ancora due, vai. Dentro, fuori, l'ultimo. Ok, mantieni la gamba sollevata, porta avanti però la gamba in modo che il piede sia sulla tua linea dell'ombelico. E da qua fai delle piccole spinte verso l'alto. Ricorda, porta il tallone verso su per sentire di più la fascia esterna. Vai, fuori, dentro, fuori, dentro. Quindi l'alluce punta verso il tappetino, il pavimento. Ok, su, dai, dai. Pochissimi ancora, 4, talloni in su, 3, 2, ultimo, rimani con la gamba sollevata, punta in avanti, cerchietti, vai, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, cambia, 10, giro, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 2, 2, 1, benissimo, vai adesso su e poi lascia cadere, su e lascia cadere, vai su, giù, fuori, dentro, fuori, dentro, vai ancora, tre, ultimi, due, ultimo, benissimo, fletti, rilassa, massaggia un po' la coscia, ok, e poi piano piano ritorna, faccia in su, ottimo, dai che adesso facciamo l'ultimo lavoro bene per l'addome, allunga le braccia in alto, ok, da qui adesso, buttando fuori l'aria, solleva un po' il busto e raddrizza una gamba e poi torna, vai, fuori, dentro, fuori, dentro. Se senti il collo, puoi mettere una mano dietro la testa e ogni volta magari la cambi, ok? In modo che la mano ti supporta la testa, perfetto, non serve che sali tanto, ascolta il tuo corpo, ok? Vai, fuori, dentro, fuori, benissimo, quattro ancora, tre, due, uno, ok, distendi le gambe, lascia le braccia in alto, attenzione che passiamo un attimo in posizione seduta. Solo per chi riesce saliamo con il roll up, se no giratevi sul fianco e salite piano. Quindi da qui prendi l'aria e sali su, fuori l'aria, sali, ok, ti porti in posizione seduta. Piano adesso, fletti le gambe, trova una posizione comoda del tuo coccige sul tappetino. Se hai un tappetino che non è spesso come il mio, ma magari più fino, puoi ruotare pure il tappeto un paio di volte per questi esercizi e ti siedi sopra in modo che il coccige non sia in sofferenza, mi raccomando.
Ok, trova bene la posizione comoda, attiva la pancia, stacca i piedi, trova una posizione di equilibrio. Ok, se riesci porta le braccia in avanti. Ok, alternate adesso, prova ad andare a spostare una gamba alla volta giù verso il tappettino, dentro, fuori, dentro, fuori, dentro, fuori. Quindi è un piccolo movimento, ma l'addome intanto sta lavorando, è sempre stretto. Ok, vai, ancora pochi, 4, 3, 2, ultimo, e poi metti le mani sotto le cosce, porta sul tuo busto, stringi la pancia, se ti dà fastidio questa posizione appoggi i piedi e fai lo stesso esercizio. Da qui tieni le spalle basse, fuori l'aria, stendi una gamba, torna, fuori l'aria, dentro, fuori, dentro, vai fuori, dentro, ok, se senti la schiena appoggia i piedi. E fai questo, lo stesso movimento ma con i piedi per terra. L'addome deve comunque lavorare, quindi potete farlo benissimo così, eh. Ok, vai, ancora 4, giù, 3, 2, 1. Rimani ancora con le gambe sollevate se riesci, se no riappoggiali, braccia in avanti, fuori l'aria, attenzione che trema tutto, dentro chiudi, fuori, dentro, fuori, dentro, vai ancora fuori, dentro, fuori, spalle aperte, basse, dentro, vai ancora 3, mantieni, dai, 2, ultimo, e rilassa, appoggia, divarica le ginocchia in fuori e allungati in avanti, lascia la testa giù, fai un bel respiro lungo, profondo, e piano poi risali, chiudi, distendi tutte e due le gambe, attenzione che ritorniamo giù con la schiena, chi se la sente scende facendo sempre roll up, se no giratevi di fianco, da qui quindi attiva la pancia, stringi, piano piano scendi, appoggia una vertebra alla volta, scendi giù, lascia però le braccia in avanti e vai a sollevare prima una gamba e poi anche l'altra. Ok, qualcuno forse l'ha già capito, centenario, ovvero solleva la testa, fai 5 movimenti delle braccia mentre prendi l'aria, 5 movimenti mentre butti fuori, se senti il collo lascia la testa giù in appoggio, attiva comunque bene l'addome, vai, quindi in, 1, 2, 3, 4, 5, fuori, 1, 2, 3, 4, 5, dentro, 2, 3, 4, 5, fuori, 2, 3, 4, 5, dentro, 1, 3, 4, 5, fuori, 2, 3, 4, 5, dentro, 2, 3, 4, 5, fuori, 2, 3, 4, 5, vai, fuori, dentro, fuori, ancora uno, fuori, e piano piano scendi, afferra le ginocchia, rilassa, dondola un po' a destra e a sinistra, fai un bel respiro lungo, ok, bene, da qui adesso apri le braccia in fuori, porta giù i piedi, accavalla la gamba destra e porta lentamente tutte e due le gambe verso destra. Rimani dove riesci a scendere e ruota la testa verso sinistra. Fai ancora un bel respiro. E poi sali. Cambia la gamba cavallata. Ruota a sinistra con le gambe e gira la testa verso destra. Rilassa tutto. Fai un bel respiro lungo e piano poi ritorna, porta giù le gambe e trova una posizione comoda per te, rilassa anche le tue braccia, rilassa le spalle, ok, chiudi gli occhi e inizia a concentrarti sul tuo respiro.
prendi l'aria e senti l'aria fresca che entra. Butta fuori l'aria e sgonfia la pancia. Cerca di concentrarti solo sul tuo respiro. Prendi bene l'aria per il naso e soffia pure fuori l'aria con la bocca. Ancora respira. Mantieni questo respiro e lascia andare tutti i tuoi pensieri per un minuto. Concentrati solo sull'immagine che ti dirò. Immagina di guardare un fiume. Immagina tutto il paesaggio verde che ti circonda, pieno di alberi e di fiori. Continua a guardare il fiume e la sua acqua che scorre, che non è mai ferma sullo stesso punto. Scorre e porta via tutto quello che non serve. Si rinnova continuamente. Immaginare adesso che quell'acqua scivoli anche sul tuo corpo, in modo da portar via tutte le cose che non ti servono e da darti di nuovo un rinnovamento freschi. E più vita. Fai ancora un bel respiro tenendo queste immagini. Piano piano poi muovi un po' i piedi, un po' le caviglie, le ginocchia, le mani, un po' le braccia, stiracchiati se ti fa piacere e lentamente girati sul fianco che più ti piace e poi rispettando i tuoi tempi, se vuoi rimani ancora un po', se no sali un po' in posizione seduta, se è tutto a posto non gira la testa, passa in quattro appoggi. Ok, punta i piedi per terra, avvicina le mani, lentamente raddrizza le gambe e poi piano piano, buttando fuori l'aria, risali. Ok, facciamo solo gli ultimi respiri insieme. Prendi l'aria, allungati bene verso l'alto, fuori l'aria scendi. E ancora vai, prendi l'aria e fuori l'aria scendi. Ancora uno, prendi bene l'aria, butta fuori tutta l'aria che hai e io ti ringrazio per aver fatto questa bella lezione con me, spero che ti sei divertito e ci vediamo domani per la lezione di Gag, sempre alle 18 quella. Ciao a tutti!